Quando ho saputo di aver vinto il premio ERC, innanzitutto ho provato una forte sensazione di sorpresa. Questi finanziamenti sono infatti estremamente selettivi e il raggiungimento di questo traguardo non era per nulla scontato. Inoltre ho provato una grande soddisfazione perché si tratta di un riconoscimento molto prestigioso sia per me che per FBK, che premia e promuove un impegno di molti anni di lavoro. Dopo aver conseguito il dottorato, Andrea è stato coinvolto in una serie di progetti il cui obiettivo era l'applicazione di tecniche di pianificazione a problemi reali. Queste attività sono state fondamentali per identificare le domande di ricerca a cui verrà data risposta con il progetto STEPAREL. Premetto che il mio ambito di ricerca è la pianificazione automatica, cioè la generazione di piani per il controllo di sistemi modellati matematicamente. Ad esempio, è possibile rappresentare i possibili comportamenti di un'intera fabbrica e generare automaticamente i piani di produzione. In questo contesto si inserisce il progetto STEPRL, che è un progetto di ricerca di base, il cui obiettivo è capire se e come si possano costruire algoritmi di pianificazione automatica che si specializzino automaticamente per il contesto applicativo in cui sono adoperati. Il tema della pianificazione automatica è uno dei pilastri del centro. Infatti Andrea è ora capo di un'unità di ricerca sui temi di pianificazione, scheduling e ottimizzazione. Le recenti attività ci hanno portato ad essere riconosciuti all'avanguardia su questi temi e possiamo quindi fornire delle soluzioni a problemi reali importanti come l'ottimizzazione del processo manifatturiero, dell'istradamento dei treni e della produzione energetica. La metafora è quella dell'apprendista. Vogliamo che i nostri algoritmi migliorino mano a mano che nuovi problemi emergono, un po' come l'apprendista che impara dalla sua esperienza. L'acquisizione di un progetto ERC è un elemento di grandissima soddisfazione per il centro. Poi il fatto che Andrea abbia ottenuto questo riconoscimento avendo svolto la sua ricerca in FBK è un indicatore della validità della nostra politica di crescita e di responsabilizzazione dei giovani. Il finanziamento che ci è stato dato è molto importante perché permetterà a me e ad un team di altri 5 studenti di dottorato e ricercatori di dedicarci nei prossimi 5 anni a questo progetto facendo ricerca di base, cioè orientata prima di tutto ad ampliare le conoscenze su questo ambito innovativo ed inesplorato. Questo ci permetterà inoltre di concentrarci sulle applicazioni pratiche in un secondo momento, sviluppando le soluzioni più promettenti che avremo individuato. Concludo congratulandomi una volta di più con Andrea per il risultato acquisito. Il risultato è frutto di un grandissimo impegno oltre che di grandi capacità. Vorrei infine ringraziare le persone del centro che hanno supportato la preparazione del progetto fornendo spunti di miglioramento in varie direzioni.